e tutta la stampa internazionale, non è presente nessun corrispondente. E allora è vero, io comprendo la voce di chi dice non boicottiamo le Olimpiadi, e anch'io vorrei non boicottare le Olimpiadi. Io credo che se non c'è un cambiamento, che noi ci auguriamo di propiziare anche con questa manifestazione no partisan, come dice le politiche, con questa pressione convergente di tutte le forze politiche, se non c'è un cambiamento sostanziale, io credo che non si possa andare a Pechino. Questo è il mio dubbio che offro a questa manifestazione. Se adesso tutti insieme immaginiamo forme di lotta, di coscienza, di consapevolezza, di pressione, per far sentire che l'Italia e l'Europa, ecco, io volevo aggiungere solo quello, l'Europa, senza di che siamo più deboli, nel chiedere che da subito si riconosca l'autorevolezza del Dalai Lama sulle Olimpiadi, io la penso come tanti di voi, intanto ascolto il Dalai Lama e poi dico questo tempo da qui a quel momento deve servirci per premere. Beh, io credo che la primissima cosa è fare entrare in Tibet la stampa, i giornali, l'informazione. E questo lo può fare e lo può chiedere il Comitato Internazionale Olimpico. Oggi è possibile a condizione che l'Occidente, gli Stati Uniti e l'Europa siano uniti. A titolo personale credo che non si possa ipotizzare la celebrazione delle Olimpiadi, che hanno sempre rappresentato dalla loro origine la interruzione delle guerre, per far incontrare nella pace i popoli, così nacquero le Olimpiadi nell'antica Grecia, se la Cina non cambierà atteggiamento. Milioni di persone in tutto il mondo, grazie a internet e anche in Cina, dove stanno facendo di tutto per oscurare i siti, le immagini di questa piazza e di tante altre piazze del mondo arrivano lì. È quello di dire con forza che il governo italiano assuma ogni iniziativa utile nei confronti della Unione Europea. Prima i diritti umani, prima un codice etico che dica anche alle nostre imprese che delocalizzano, che vanno in Cina perché la manodopera costa di meno mentre c'è lo sfruttamento del lavoro minorile, prima i diritti umani. Il problema forse è quello di sostenere con un po' di umiltà non quello che noi pensiamo il meglio, ma intanto quello che il Dalai Lama chiede. Mai il Dalai Lama ci ha chiesto di isolare la Cina. E neanche adesso lo chiede, anzi ha chiesto altro, ha chiesto venite di più, venite a milioni, venite, ripetete e dite. Ma il nostro problema non è punire centinaia di milioni di cinesi che stanno affacciandosi a un minimo di benessere, boicottando non si sa quali prodotti. Il problema semmai sono le pressioni sul regime cinese. Ricordiamo, come è stato detto negli interventi importanti che ci hanno preceduto, sottoscriviamo tutti, come i diritti umani e la libertà vanno difesi, e ricordiamo che la Cina purtroppo commette anche il crimine dell'aborto di Stato verso le bambine. Nell'ultimo telegiornale abbiamo visto che Dalai Lama è stato accusato di essere responsabile delle proteste in Tibet. Questo è una menzogna. Il popolo cinese non sanno niente di quello che è successo realmente in Tibet. Soltanto la propaganda del governo cinese che i tibetani fanno violenza. Noi tibetani non abbiamo mai preso le armi. È una grande vergogna che le Olimpiadi, un importantissimo evento internazionale, si svolga in un paese che ha 3 paesi sotto occupazione, che mette in galera i giornalisti, tutti quelli che criticano la partita, i praticanti di Falun Gong, i cattolici, non c'è libertà. Sul fronte delle informazioni, stiamo lottando perché c'è lo scandalo. Nelle Rai TV ci sono format, come li chiamano loro, settori, come li chiamano loro, su tutto, fiction, film da te. Non c'è quello sui diritti umani. Poi ci si meraviglia che si arriva sempre ultimi e sempre magari con corrispondenti come quello che era di Belgrado ai tempi di Milosevic, che continua a girare moltissimo anche oggi. Io vi invito alla lotta partigiana e organizzata che si chiama Partito Radicale.